Oggi per esempio premiamo questa centesima masseria, o meglio certifichiamo questa centesima masseria che è veramente fuori dal normale. Questa masseria racconta che cosa era la nostra storia in questa parte della regione che ha veramente tanto da raccontare. I risultati che ci hanno dato le masserie didattiche sono stati risultati veramente importanti. Non solo per l'attività formativa che dedichiamo, che dedicano alle scolaresche, alle scuole, ai bambini, ai più grandi, ma anche e soprattutto anche per il sistema turistico che in questo momento ci sta dando un grande risultato. Questo governo regionale ha voluto mettere in campo tutta una serie di azioni per incentivare il sistema turistico e grazie a Dio stiamo avendo ragione. La masseria didattica partecipa moltissimo ad attrarre turismo e quindi grazie anche, però dobbiamo dire anche grazie ai nostri prodotti che in qualche maniera invogliano i turisti a venire a trascorrere le vacanze in questa regione, che possiamo dire che non manca nulla. Abbiamo un mare fantastico, abbiamo una terra fantastica che produce prodotti importantissimi. Grande successo stiamo avendo in quest'ultimo periodo nel sistema vitivinicolo. Le politiche che sono state messe in campo sono state politiche vincenti, aver valorizzato i vitigni autoctoni ci ha dato grande ragione e questo lo raccontiamo tutto all'interno delle masserie. Adesso un altro percorso importante che mi piace raccontare: la prossima settimana conto di consegnare in giunta una nuova iniziativa che si chiama il Bosco Didattico, perché anche il Bosco Didattico inserito nel contesto delle masserie didattiche può dare una importanza, può dare una